È proprio vero. Ogni anno ha le sue gioie e i suoi dolori. E questo vale anche per i videogiochi. Nel 2023 le note liete sono state parecchie, è vero, ma quelle stonate non sono certo mancate tra conversioni pessime e prodotti terrificanti. Facciamo quindi un elenco di quelli che secondo noi sono i giochi peggiori degli ultimi 12 mesi, quei titoli perfetti da regalare a chi si è proprio comportato male quest'anno. Seguiteci! Bum Simulator poteva essere un gioco dotato di un piglio anarchico tale da farlo virare verso il sublime, e invece si è rivelato un titolo davvero brutto, ambientato in un mondo aperto, ripetitivo e privo di vita, dove il protagonista si trova coinvolto in una campagna senza senso. A conti fatti, quindi, tutto ciò che l'opera di Rugged Games ha da offrire sono sorrisi a mezza bocca e scenette ripetitive, che magari sono anche divertenti la prima volta, ma che alla centesima diventano stucchevoli. Insomma, non è il gioco peggiore dell'anno, ok? Ma solo perché nel 2023 c'è chi è riuscito a fare molto peggio. Mario Kart 8 Deluxe ha venduto milioni di copie, ma ormai ha qualche anno sulle spalle, quindi perché non provare a stargli in scia con un simpatico clone? Certo, non abbiamo i personaggi Nintendo, ma possiamo rimediare con le emoji. Poi aggiungiamo unicorni e cappelli allegri qua e là per mascherare la mancanza di idee, priviamo il gioco di ogni senso di velocità e, perché no, ci mettiamo anche una bella pista arcobaleno. E il risultato è Emoji Kart Racer, un gioco di corse piatto che, se realizzato anche solo discretamente, avrebbe potuto persino avere senso su sistemi diversi da Nintendo Switch. Peccato però che siamo lontani anni luce da quel discretamente, ve lo assicuriamo. Final Fantasy VII Ever Crisis, il titolo che avrebbe dovuto celebrare il classico di Square Enix su sistemi mobile, è riuscito solo a far venire voglia di tornare a giocare con la versione degli anni 90. I valori produttivi infatti riescono a fare ben poco e il risultato è il classico prodotto in cui il sistema di monetizzazione è così ingombrante da prevalere addirittura sull'esperienza stessa, che si dimostra quindi frammentata e poco coinvolgente. Per molti si è trattato di un'occasione sprecata, per altri invece solo la conferma che certi miti stanno bene dove stanno e che non possono essere adattati con successo a meccaniche che non gli appartengono. Flashback 2 è il gioco che nessuno aveva chiesto, ma di cui tutti sono stati felici di apprendere l'esistenza, o almeno finché non lo hanno provato. Pur essendo strutturalmente molto semplice, non solo non è riuscito a catturare lo spirito dell'originale, ma neanche a essere un'esperienza quantomeno passabile. Siamo al cospetto infatti di un prodotto poco rifinito in cui anche mirare e sparare con un sistema da twin stick shooter può rivelarsi una complicazione eccessiva. E qualcuno poi deve aver pensato che inserire dei combattimenti tra mech in stile picchiaduro a incontri doveva essere una grande idea. Peccato solo che siano stati realizzati così male da far rimpiangere Dangerous Streets. Insomma, se ripescare delle serie storiche deve significare maltrattarle in questo modo, beh, forse è meglio lasciarle riposare in pace, che ne dite? Skull Island Rise of Kong è un titolo realizzato in fretta e furia, per poi essere immesso sul mercato in una forma che ricorda solo vagamente un videogioco. Nell'opera di Iguanabi, infatti, il re degli scimmioni appare come una melassa mal animata che in movimento suscita più di qualche sorriso, peccato solo che non dovrebbe farlo. Più che altro a far ridere davvero è il sistema di combattimento basato sulla pressione ripetuta di un singolo tasto. Sia chiaro, però, si ride solo fino a quando non ci si rende conto di aver speso ben 40 euro per una roba simile. E poi, infatti, sono lacrime. Aran è il re immortale del regno di Tessara. Suo fratello Avra lo ha tradito e il nostro si risveglia nelle mani di tal Padre Natura. Padre Natura! Sì, certo, potrebbe essere l'inizio della sigla di una nuova stagione dei Puffi, e invece è solo l'antefatto di Testament The Order of High Human, sparatutto GDR Fantasy che si guadagna un ambitissimo posto in questo nostro speciale dimenticatoio. Ok, vediamo da dove cominciare per parlarne male. Sì, dal sistema di combattimento povero e scivolosissimo, o dai nemici dotati di un'intelligenza artificiale di una mensola, o magari dai boss e i loro schemi d'attacco assolutamente ridicoli. Sì, molti speravano in un nuovo Heretic, ma ci siamo ritrovati tra le mani un titolo fin troppo ambizioso per le possibilità del team di sviluppo, che non è riuscito ad approfondire alcuna meccanica. Fortuna però che si può disinstallare, l'unica grande magia che viene voglia di lanciare dopo qualche ora di gioco.
The Lord of the Rings Gollum è un titolo davvero sfortunato. Poteva infatti essere il gioco più brutto del 2023, ma poi è stato superato da altre uscite, mancando quindi anche questa discutibile onorificenza. Certo, l'idea di dedicare un'intera avventura a Gollum non era malvagia, ma al suo arrivo sul mercato è apparso evidente come Daedalic non avesse l'esperienza e le risorse necessarie per realizzare un action stealth di tale portata. Il progetto si è dunque rivelato mal realizzato, incompleto e con così tanti problemi di gameplay che, dopo averci giocato per qualche ora, Sauron si è convinto a gettare da solo l'unico anello nel Monte Fato, desideroso così di mettere fine alle sue pene. Molti speravano che con The Settlers New Allies la saga targata Ubisoft subisse la stessa sorte toccata alla serie Anno, che con Anno 1800 è riuscita a rinnovarsi e ampliarsi pur mantenendo inalterata la sua identità. Il titolo sviluppato da Blue Byte invece fa l'esatto opposto, poiché si basa su una struttura fragile e ripetitiva che rende il gameplay povero e noioso. Probabilmente nelle intenzioni di Ubisoft sarebbe dovuto sopravvivere per anni supportato da contenuti sempre nuovi, ma la risposta del pubblico lo ha trasformato in un gioco praticamente morto e di cui si ricordano con rammarico solo gli sviluppatori. The Walking Dead Destinies sbaglia tutto lo sbagliabile, c'è poco da fare. Le animazioni sono legnose, i volti dei personaggi degli autentici meme, e senza contare le meccaniche di combattimento che fanno rimpiangere qualsiasi cosa. Naturalmente poi non mancano all'appello i classici del genere come bug e crolli di performance varie, e come per Skull Island anche l'opera di Flu Games sembra essere figlia della fretta di lanciare qualcosa sul mercato. Aggiungiamo poi anche che ormai la licenza non è più forte come un tempo, ed ecco che il gioco da dimenticare è bello che è fatto. Ma nonostante la galleria degli orrori a cui avete appena assistito, ci sentiamo di affermare che il gioco peggiore del 2023 è senz'altro The Day Before. Uscito solo in accesso anticipato su Steam e chiuso dopo appena 4 giorni dal lancio, il titolo di Fantastic si è rivelato un disastro sotto qualsiasi punto di vista, quello realizzativo, quello comunicativo e quello lavorativo, considerando come la compagnia ha trattato gli sviluppatori licenziandoli dalla mattina alla sera senza preavviso. Doveva poi essere un MMO, ma ne è uscito un extraction shooter, doveva offrire un mondo ricco di interazione, ma i giocatori si sono ritrovati in un deserto pieno di zombie sciocchi e poco divertenti da abbattere. Va segnalato però che in questo caso molti giocatori sono stati complici del disastro, acquistando in massa sulla fiducia qualcosa di cui si sentiva puzza di bruciato da lontano un miglio. Ma alla fine comunque The Day Before è stato tolto dal mercato e tutti sono stati rimborsati. Può essere dunque considerato un lieto fine? Forse sì, ma la vicenda rimane comunque grottesca. Bene, ed eccoci in fondo al nostro elenco. Ora però la parola passa a voi. Quali sono i nomi che a vostro avviso andrebbero assolutamente aggiunti alla nostra lista? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi nessuna classifica top e flop. Qui accanto trovate come al solito alcuni video che potrebbero interessarvi. Alla prossima!